Undicesima stazione. Gesù è inchiodato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Dopo essersi poi divisi le sue vesti, le tirarono a sorte. C'era anche una scritta sopra il suo capo: Questi è il re dei giudei. Attraverso la frase detta pochi istanti prima di morire, Gesù ancora una volta ci insegna ciò che è davvero importante nella nostra vita: perdonare e fare del bene anche a chi ci ha fatto o ci fa del male. Egli infatti si rivolge a Dio Padre e gli chiede di perdonare coloro che lo hanno crocifisso, giustificandoli perché inconsapevoli di quello che stanno facendo. Se Gesù ha perdonato i suoi carnefici, come possiamo noi serbare rancore o anche odio verso i nostri fratelli per episodi banali che possono ogni giorno accadere? Fa Signore che anch'io comprenda l'importanza del saper accogliere e perdonare i miei amici, i miei familiari, e insegnami a voler bene a tutti indistintamente.